Ma è possibile che a questi uomini non gli vada bene niente? E se sono troppo belle, se sono troppo brutta, e se sono troppo indipendente, se sono aggressive, se sono insicura no, e se sono emotiva no, però se sono troppo rigida, sono fredda. Qual è la verità? Vediamo 6 punti, magari abbiamo uno spunto qui con me dopo la sigla. Ragazzi, buongiorno, benvenuti su Amore Imperfetto. Lo vogliamo fare un video in quest'estate un pochino leggero oggi, dove parliamo di 6 cose che fanno scappare i nostri cari, amati, amatissimi, adorati, amici, uomini. Ho fatto la playlist anche per voi, lo so. Adesso farò più video, ma la Masterclass 2 mi ha veramente super impegnata. A proposito, se vuoi dei contenuti più approfonditi riguardo argomenti di psicologia, rapporto con noi stessi, uomo-donna, evoluzione personale, c'è il sito amoreimperfetto.com. Puoi entrare in contatto con me per effettuare una videoconsulenza di coaching strategico. Da 25 anni mi occupo di comunicazione e di coaching relazionale, quindi tutte le informazioni le trovi sul mio sito web. Perché 6 cose che fanno scappare gli uomini e 6 cose che fanno scappare le donne? Ve lo esco, domani, dopodomani, ve lo esco anche quello il video. State tranquille. Allora, parliamo di 6 cose che fanno fuggire gli uomini, perché ragazze, mi contattate sempre con le più buone intenzioni. Alcune hanno fatto sessioni con me e vanno bene, devo dire la verità, perché io poi sono abbastanza severa, controllo i risultati come formatrice, però ci sono altre cose che ogni tanto vi dimenticate. Andiamo a vedere il punto 1. Indipendenza non è arroganza. L'indipendenza, come qualsiasi dote una persona possieda, è una dote silenziosa. Qualsiasi dote non deve essere né sponsorizzata, né pubblicizzata, né sbattuta in faccia a qualcuno. Lo sapete che le persone indipendenti spesso non se ne accorgono e non hanno neanche bisogno di dirlo? Ah, e attenzione, se ti vuole pagare la cena, non ti offendere, non vuol dire che non sei indipendente. Essere indipendente non vuol dire non accettare gli atti di generosità e non ringraziare, semplicemente non bisogna pretenderli. Punto 2. Essere scostanti fisicamente. Ho capito che le persone ci fanno salire sui nervi, ho capito che alla fine della giornata siamo stanche, che magari sei andata in branda con quello che pensavi volesse, poi invece è, però diventare un pezzettone di ghiaccio non ti aiuta, soprattutto ti dà un feedback di ritorno molto negativo per te stessa. Gli uomini sono molto sensibili a chi è scostante, non dico che lo stai facendo in maniera intenzionale, però un atteggiamento semplicemente easy, cioè cerchiamo almeno di essere neutri, a volte diventiamo scostanti e indurite negli atteggiamenti senza nemmeno accorgercene. Gli uomini, che oggi un po' meno, ma una volta erano un po' più abituati e allenati al rifiuto, perché la seduzione è un gioco, oggi hanno sviluppato un'ipersensibilità al rifiuto. Quindi se tu sei eccessivamente dura, loro pensano di essere rifiutati ancora prima di provarci, e tutto questo crea veramente una confusione. Punto 3. Parlare male degli altri. Pettegolezzi. Io non posso sedermi a un tavolo e sentire una persona che sparla in continuazione degli altri. Se quelli sono gli argomenti per tenere una conversazione, farai scappare tutti, non solo un uomo. Punto 4. L'eccessiva emotività. Ma le donne sono emotive, ma ragazzi, ho detto eccessiva emotività sempre. Se io sono una bravissima cantante, però canto dappertutto, in qualsiasi posto, anche in biblioteca mentre la gente sta studiando, magari do fastidio, ok? Gli uomini hanno un rapporto diverso da noi con l'emotività, quindi l'eccessiva emotività li infastidisce. Al punto 5, il pressing, a meno che non sia una trasmissione sportiva, che è l'unica che riescono probabilmente a tollerare. Il pressing di che cosa? Di qualsiasi tipo. Sui messaggi, sul cibo, sulle uscite, sulle richieste, il pressing. L'unica cosa che funziona davanti a una persona indecisa di sesso maschile è: ok, ciao, quando hai deciso ci vediamo. Punto, sparire, deserto, silenzio. Il pressing fa scappare tutti gli uomini. Punto 6. L'ipotesi remota o vicina della mancanza di libertà.
se lui poco poco, cosa che probabilmente avrà già come convinzione, associa te alla mancanza di libertà o alla mancanza della libertà di continuare ad avere le sue abitudini, che saranno due, ma lasciagliele poverone, è finita ancora prima di cominciare. Gli uomini non vogliono che venga invaso il loro spazio, quindi tu rimani tranquillamente nel tuo, ok? Ragazzi, grazie di essere stati qua con me. Vi esco anche il video per le ragazze con le 6 cose che fanno scappare gli uomini. Come sempre vi chiedo partecipazione, scrivete nei commenti che cosa ne pensate, aggiungete se c'è qualcosa in più che non tollerate e vi fa scappare. C'è Seduttivamente per chi vuole approfondire in maniera più seria, formativa, parliamo delle dinamiche psicologiche uomo-donna, è importante conoscerle. Quindi chiunque voglia entrare in contatto con me sul sito amoreimperfetto.com, mi raccomando, amatevi dal profondo. Alla prossima.